Buongiorno, siamo con il dirigente scolastico Domenica Di Sorbo dell'Istituto di Istruzione Superiore Telesia, che appunto ci racconterà quello che è il progetto che ha portato qui all'Istituto degli Innocenti. Certo. Allora, la mia scuola ha attivato all'inizio dell'anno un progetto che, come vedete, si chiama la progettazione didattica. All'interno di questo progetto ci sono tre scatole. La prima sono i docenti che attraverso questi laboratori hanno iniziato un nuovo modo di fare scuola, quindi stanno approcciando nuove metodologie con esperti esterni, quindi il territorio esterno col docente fa ricercazione su nuove metodologie. Queste nuove metodologie, una volta acquisite qui, discipline che abbiamo già, con le quali abbiamo già lavorato, queste metodologie nuove acquisite sono state portate all'interno delle classi dello studente sotto un percorso che si chiama PARE, che sta per potenziamento, approfondimento, recupero. Per cui, provando nell'unico momento in cui noi come scuola possiamo fare attraverso appunto l'approfondimento, il potenziamento e il recupero, metodologie che avevano in effetti acquisito all'interno di questi laboratori, cioè hanno sperimentato quelle metodologie. Dopodiché quelle metodologie sperimentate all'interno della classe docenti studenti, gli studenti hanno attivato dei laboratori e si sono aperti al territorio, nel senso, mi spiego meglio, c'è qui una fotografia, è un'aula in cui questo studente nella sua aula ha costruito in questo caso il pendolo di portando lui gli strumenti da casa, mettendo il filo, e racconta, da questo lato ci sono i suoi compagni di classe, racconta ai suoi compagni di classe l'esperienza di Foucault. Non finisce qui, perché poi in due periodi dei momenti dell'anno, e in particolare a ridosso di Natale e a Pasqua, per fare in modo che i ragazzi venissero a scuola, abbiamo creato degli open space che noi abbiamo chiamato con il nostro italiano fucine, quindi riportandoci a quelle di una volta, in cui i ragazzi, ognuno per ciò che sapevano meglio fare, si sono aperti al territorio, sono venute le persone del territorio, la scuola medie, sono venute ad ascoltare le lezioni dei nostri ragazzi. Questo è quello che noi stiamo facendo, ovviamente è un progetto in itinere, per il momento abbiamo molto successo perché un ragazzo proprio l'altro giorno mi ha detto: preside, io prima venivo a scuola perché mi piace la scuola, perché ero un ragazzo solo, dice, però adesso mi sembra di venire in un parco giochi perché mi sento meglio, mi sento protagonista. Quindi questa è la mia gioia. Nei prossimi giorni ci sarà un terzo momento di questo genere in cui noi faremo un convegno nazionale di didattica con le tecnologie, nelle quali, come voi potete immaginare, ci sono grossi nomi, però all'interno del programma ci sono due gruppi di miei studenti che faranno una relazione di mezz'ora, esattamente come i professori ordinari dell'università, e dall'altra parte la platea sarà il territorio, i professori, gli ispettori, gli studenti. Per cui noi crediamo che questo possa andare bene, certo, bisogna sempre fare attenzione, nel senso che adesso alla fine faremo un'analisi, un monitoraggio, e cercheremo di ricominciare il loop aggiustando ciò che non, magari aggiustando il tiro, ma sicuramente sempre come il laboratorio palestra della mente, lo studente atleta dell'apprendimento. Quindi questo è il nostro modo di fare scuola, io ci credo veramente. Quindi ci sono anche i risultati scolastici. Già ci sono i risultati scolastici. Questo ragazzino, per esempio, prendeva in fisica 4 perché non era mai stato capace di raccontare, questo mi fa molto piacere, quindi non concordo col 4, non era mai stato capace di raccontare ciò che il libro gli diceva, ma ha prodotto, io sono un ex professore di matematica e fisica, ha prodotto esperimenti di fisica da solo e le ha raccontate ai ragazzi. Oggi prende 8 in fisica. Ottimo. Grazie. Ringraziamo la dirigente scolastica, arrivederci.